Allora, ciao, sono Giuseppe, il titolare del Mary Moonlight di Latina. Secondo me ci troviamo in un momento in cui non possiamo essere indifferenti davanti alla cannabis. Siamo stati la prima attività a commercializzare cannabis legale, con contenuto di THC inferiore allo 0,5. Adesso ci troviamo in una situazione particolare per questa sentenza della Corte di Cassazione che ci ha messo un po' tutti sull'altolà. Danno per chi lavora nel settore della cannabis light perché un commerciante come me si vede costretto a eliminare tutti i prodotti derivanti dalla cannabis light, si vede togliere una fetta di mercato dal proprio negozio, ecco. E continueremo a vendere semi di cannabis da collezione, fertilizzanti, prodotti che riguardano gli articoli da fumatori, oggetti da collezione di tutto questo settore, il classico grow shop come esistevano da prima. Il mercato della cannabis light è così giovane, nato nel 2016, possiamo considerare che in 2 anni tutto il settore ha fatturato più di 40 milioni di euro e penso sia una cifra importante. Basta pensare solo a tutte le tasse che abbiamo versato per comprare questi prodotti e per mantenere queste attività. Persone giovani come me, che ho 28 anni, hanno investito tutti i loro risparmi in queste attività perché ci credono, perché crediamo in questa pianta, crediamo nelle potenzialità che ha la pianta a livello medico, a livello ricreativo. Possiamo sostituire la plastica, possiamo sostituire qualunque cosa che inquina il nostro ambiente, possiamo produrre della carta in 6 mesi perché la cannabis è una pianta stagionale e produce lo stesso quantitativo di carta che può produrre un albero che cresce e nasce in 70-100 anni. Secondo me ci troviamo in un momento in cui non possiamo essere indifferenti davanti alla cannabis. Penso che 40 milioni di fatturato siano state create da tante persone, non da una sola azienda, da una sola ditta. Io collaboro con tantissime ditte di cannabis light che all'interno lavorano minimo 30-35 operai. E in Italia, se vogliamo vedere quante ditte ci sono, io penso che abbiamo sottratto una grande fetta di mercato alle mafie, perché basta pensare alle persone che prima si rivolgevano al mercato nero per comprare la cannabis e adesso vengono da me perché me lo dicono, io che sono un commerciante e sono a contatto con queste persone, che non si rivolgono più al mercato nero, ma vengono da noi perché non vogliono avere problemi, perché sono padri di famiglie, perché sono persone normali. Che non possono avere problemi, avere problemi andando dallo spacciatore, andando dal mercato nero. Io penso che abbiamo levato una fetta di mercato enorme e se adesso siamo tornati indietro e vogliamo eliminare questo mercato, faremo entrare alle mafie, penso tutti i soldi che abbiamo adesso fatto entrare nelle casse dello Stato entreranno nelle casse delle mafie, quindi in nero per alimentare il mercato di armi e tutto quello che c'è dietro alle mafie, insomma. Cannabis Light è una varietà di cannabis che semplicemente contiene il THC in una soglia dello 0,5%, non supera questo limite, ma all'interno ci sono presenti gli altri cannabinoidi che non sono iscritti nel registro delle sostanze stupefacenti e che non hanno le proprietà psicoattive come il THC, quindi non vanno ad agire a livello cerebrale e danno il cosiddetto sballo, tra virgolette, ma sono miorilassanti, vanno ad agire a livello muscolare sul sistema nervoso. In questo caso parliamo di CBD, di CBDN, il CBD. Sono tutte sostanze, sono tutti cannabinoidi che sono già presenti all'interno della cannabis, che però non hanno
nessun effetto drogante. Basta pensare che il CBD in altri stati viene utilizzato per curare alleviare patologie gravissime come l'Alzheimer, come il Parkinson. E ci sono studi che dimostrano che addirittura il THC ha proprietà antitumorali. In questo caso noi in questo tipo di cannabis il THC non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo ma in una percentuale davvero minima, da non considerarsi terapeutica, secondo me.